Allora, su richiesta della difesa, ascolteremo ora il signor Renato Vallanzasca. Quanto sei bello, voglio! È arrivato il principe, è arrivato! Siete tornati a dire i franchi! Vediamo che c'ha da dire, René! Il verme di Melluso sembra piuttosto nervoso. Vediamo come ne esce. Signor Vallanzasca, Gianni Melluso sostiene di essere stato un intimo collaboratore di Francis Turatello. Lei lo conferma? Assolutamente no. Melluso non aveva nessun ruolo all'interno della banda. E Turatello non gli avrebbe mai affidato alcun traffico. Signor Presidente, io a Turatello lo incontravo tutte le notti al derby. Lei aspetti il suo turno per parlare. Signor Presidente, io e Francis Turatello avevamo in mano Milano a quei tempi. Questo qua, il Melluso, non si poteva avvicinare nemmeno per pulirgli le scarpe. Chieda in giro, chieda al derby dove andava Turatello. Questo qua, anzi, forse non lo faceva nemmeno entrare. Io lo conoscevo a Francis. Tutto il mondo conosceva Francis Turatello. Ma dimmi dove aveva il tatuaggio. Ma che ne so io del tatuaggio? Io non l'ho visto nudo, tu sì? Eh sì, allora dimmi come si chiamava il direttore del derby? Il direttore del derby? Antonio, Michele, non me lo ricordo. Che c'entra ora il direttore del... Ma dico, ma davvero stiamo qua a perdere tempo con questo personaggio, con questo cia-cia-cia? Oh! Ma come minchia te permette? Francis mi conosceva e se fedava di me. Io ero quello di cui Francis non poteva fare a meno, va bene? Senti, guarda, Turatello gli odiava i mediocri come te. Fatene una ragione, cia cia cia! Cia cia cia, hai fatto una bella figura! Ma la chiama, cazzo, bello! Quello se lo fa bene, ma non conta proprio niente! Cia cia cia, cazzo!